È uno spazio che lascia un alone di curiosità e di riflessione su un tema centrale per questo secolo, soprattutto per le nuove generazioni. Si tratta dell'esposizione e della descrizione minuziosa e dettagliata allo stesso tempo di gioielli, ideata da Paolo Gambarelli, l'architetto fanese alla continua ricerca di nuove forme espressive e prospettive legate ad un'arte da indossare. Presso lo spazio Bracci Pagani è possibile ammirare le collezioni create dall'artista, pezzi unici realizzati sfruttando la propensione per le attività manuali. Il titolo della mostra è Terrestri, umano verso natura, innanzitutto perché la scelta di questo titolo? Dunque, questo titolo nasce da una ricerca che ho iniziato un paio d'anni fa su questo tema che è sostanzialmente quello del rapporto uomo-natura. Su questo tema qui, tutta questa mostra e questa ricerca che sto facendo da qualche anno sulla dimensione figurativa del gioiello, in particolare del gioiello contemporaneo, cerca di dare uno sguardo, di dare in qualche modo una visione a una serie di aspetti legati agli aspetti economici, agli aspetti sociali, culturali, no? Sono circa una quarantina di gioielli, ciascuno dei quali indaga un aspetto, no, di questa tematica. Possiamo dire tranquillamente che il gioiello contemporaneo in qualche modo accetta, no, qualsiasi tipo di materiali, quindi possono essere preziosi piuttosto che materiali di qualsiasi tipo, dai metalli alle resine, alle pietre, quindi senza nessuna, come dire, vincolo, no? Diciamo che poi di fatto è un vincolo figurativo e quindi a questo punto, usando diverse tipologie di materiali, noi possiamo interpretare nel modo più libero, no? C'è un pezzo a cui è più legato? E si chiama Idealista e sostanzialmente è una spilla, come vedete, che ha due componenti, il metallo e la pietra, no? La pietra è rotta, è frantumata, questo taglio, questa cesura è unita da degli elementi metallici. Che cosa rappresenta? Sostanzialmente è la natura che viene rotta, frantumata, no? Poi è unita del metallo. Si chiama, il suo nome è Idealista proprio perché è una spilla che crede che le fratture del nostro mondo naturale possano ancora essere cucite, ricucite con del metallo prodotto dalla nostra umanità. In questo senso pone, no, questo tema, no, il metallo che noi abbiamo prodotto nella nostra evoluzione, nel nostro progresso, sarà colui che è destinato a ricucire le fratture del nostro mondo naturale e quindi del cambiamento climatico, oppure è un'altra, non dà soluzione ma pone domande. La mostra inizia oggi con orario sempre serale e fino al 20 è sempre visitabile, insomma.